Ciao amiche e ciao amici, come essere un po' più stronza per conquistarlo? Questo video per rispondere a Chiara che mi segue su YouTube e che mi chiede come essere un po' più stronza verso le persone che non riesci a conquistare o che ti trattano male, non soltanto in ambiente sentimentale, ma ad esempio anche in ambiente lavorativo. Il collega che ti denigra un po', il capo ufficio che non ti prende in considerazione. Ora, devi tenere presente cosa significa essere stronzo. Significa penalizzare. Cosa significa penalizzare? Significa non soddisfare immediatamente le esigenze, le richieste logico-razionali. Perché se tu vai a soddisfare le esigenze logico-razionali, non coinvolgi. Cioè, se ti chiedono in ufficio delle cose, tu immediatamente fai queste cose. Significa che non penalizzi, ma gratifichi soltanto, e gratificando soltanto succederà che in ufficio, ad esempio, ti chiederanno sempre più cose. Se tu gratifichi soltanto da un punto di vista sentimentale affettivo il tuo fidanzato, la tua fidanzata, tuo compagno, tua compagna, marito, eccetera, quello che è, significa che lui ti chiederà sempre di più su un piano logico e ti farà le corna su un piano analogico. Perché non sarà coinvolto, non sarà coinvolta. Allora, cosa devi fare? Devi penalizzare. Penalizzare significa dare stimoli emotivi, dare tensioni emotive, che alla parte logica non piacciono tanto, ma le emozioni sì. E allora, il capo ufficio che, o il, mettiamo, il capo ufficio che ti rompe le balle, oppure il collega vessatorio, eccetera, eccetera, anziché dirgli scatenargli la reattività contro che genera soltanto meccanismi di difesa, vai a insinuare, voglio dire, ma ho sentito delle notizie qua in ufficio, non so se, che, boh, non so, il direttore sentivo che forse vuole fare degli spostamenti, ho sentito il suo nome, io non gli ho detto niente, non, però oppure vai a dire, ma guarda che girano delle voci strane, non so, vai a seminare zizzanie in questo modo. In questo modo generi tensione. Anzi, se tu riesci a creare situazioni dove riesci a generare tensioni in questo modo, in campo sentimentale metti degli antagonisti, metti delle situazioni, vai a stimolare emotività. Se ha paura del tradimento, gli dici che sei fedele. E poi invece su un piano emotivo dai degli stimoli emotivi. Cosa significa dare degli stimoli emotivi? Significa che non ti manifesti sempre disponibile, ad esempio. Una sera dici no, questa sera sono con le amiche e poi non rispondi al telefono. Insomma, vai a creare tutta una serie di tensioni. Penalizzare significa questo e questo aiuta molto. Non sembra, ma ogni tanto delle tensioni conquistano. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!